prima di cominciare il video vi dico una cosa velocissima che è questa. Che cos'è questa? Questa è la live gratuita di Filmer che si terrà su Vibly mercoledì 17 gennaio alle ore 21:30. La live è completamente gratuita, avete il link qui sotto per iscrivervi. Un'ora di live in cui Filmer parlerà del groove, delle fondamenta del groove e come fare per avere un groove solido, un groove che funziona, quali sono gli errori principali che tutti i batteristi fanno quando suonano dei groove, sia semplici sia complessi. Potrete fare delle domande direttamente a Phil, vi risponderà proprio in live, quindi mi raccomando, è una live completamente gratuita. Qui sotto in descrizione il link per iscrivervi. Ci vediamo mercoledì 17 alle 21:30 in live con Filmer su Vibly. Ragazzi e ragazze, oggi benvenuti per prima cosa e poi nuova reaction, quindi nuova reazione ai vostri video, ai vostri bunker, alle vostre sale prove, eccetera. Quindi i protagonisti del video di oggi siete voi. Per chi non sapesse di cosa si tratta, praticamente vado a giudicare, sempre in modo amichevole ovviamente, i vostri video, i video che mi avete mandato. Per mandarmi i video, qui sotto in descrizione avete il link dove appunto inserire e caricare il video fatto da voi nel vostro bunker in cui mi fate vedere le batterie e tutto quanto. Può essere un video tranquillamente fatto col cellulare. Vi prego, fatelo in orizzontale, non in verticale. Poi in verticale in qualche modo in montaggio me la gioco e faccio qualcosa, ma meglio se fatto in orizzontale, in qualità non troppo bassa, mi raccomando, perché altrimenti poi si vede tutto sgranato. Ma comunque non deve essere cinema, basta che si veda la batteria, si veda la vostra faccia se volete, che mi salutate eccetera. Comunque direi di partire subito, quindi oggi quattro video. Quindi partiamo subito, mando la sigla e poi più che partiamo, partite subito con i vostri video. Allora, metto le cuffie così almeno anch'io posso sentire tutto quanto. Cominciamo con Giorgio Galbati, che mi ha mandato un video in verticale, ma come vi ho detto in qualche modo poi in montaggio vedrete che me la gioco. E vai Giorgio. Ciao Luca, questo è la mia strumentazione delle due batterie. Ah, già due batterie, ok, molto bene. Pearl Rod Show. Ok, ottima batteria quella lì. E Ludwig Element Revolution. Quella non la conosco. Adesso ti faccio sentire come suona. Ok, vediamo come si sente da cellulare. Pearl Rod Show. Ah. Ok, con montate... Montate le EC2S, la Pearl Rod Show comunque suona di brutto, eh? Ho dei piatti Pais 101. Ok. Pure qua ho un altro crash da 16 dalla Pais, qui pure Red della Pais. Ok, tutto 101. Qui. Tra l'altro stoppo un attimo per dire che la 101 è la serie economica di Paist, ma in realtà c'è stato un po' un dibattito sotto alcuni video in cui ho usato i 101. Qualcuno dice assolutamente no, sono i piatti peggiori che abbia mai sentito. Io sinceramente in confronto ai Paist 101 di qualche anno fa, almeno 12 anni fa, mi ricordo che li suonai e dissi assolutamente mai prendere questi piatti, in realtà in confronto a quelli di 12 anni fa secondo me hanno fatto un miglioramento pazzesco i 101, quindi adesso a me non dispiacciono così tanto. Però qui sotto in descrizione continuiamo il dibattito sui 101. Vai pure Giorgio, scusami. Piatto della Mercury. Ok, quindi non solo 101, nuova. Un pedale nuovo del Pearl. Ok, quello lì molto, molto bello, P930 Demonator. Ok, poi vediamo la seconda batteria. Passiamo qui la Ludwig. Questa non la conosco. Della Ludwig originale, il pedale, che mo c'ho quello della Pearl, che l'ho sostituito. Piatto bucato PST. E qua già visto. Past PS7. Ok, quindi qui saliamo di 14. Livello. Qua c'ho Crash Forado della Paist. Ok, perfetto, carino quello. Di 14 pollici, penso. Sì. Uh-huh. Poi qua c'è uno splash da 20. Pare ci sia scritto. Mi sa un crash, perché uno splash da 20.
Boh, vabbè. The Rock. Dai, mi qua, sembra troppo 20. Sabian Evolution. Oh, beh, sì, carino quello. Pure il rullante per Evans. Mm-hmm. Già da un anno, quasi 2 anni che l'ho cambiato. Quindi qua è tutto quello come quell'altro, sono questo, sa. C'è una, un suono molto più caldo. Ok, perfetto. Cassa. Cassa suona, devo dire. Scalda la bacchetta. Niente, c'ho un Sabian della B8 da 20 e un okay. China della Sabian. Poi un altro piatto Crash Sabian. E ok, basta. Ok, ok. Direi quindi tu sei tutto qua. Evans improntato e principalmente Paist, ma qui hai un miscuglio. Ah, ok, bom, ha chiuso così. Ok, ok, ok. Quindi la batteria Ludwig non la conosco in realtà. Però appunto sembra comunque sicuramente di fascia più alta rispetto alla la Pearl che ha Giorgio, l'altra che abbiamo visto. Pelli Evans oriented, quindi ho visto che usa sempre su ogni batteria le EC2S. Non sono male, non sono le mie pelli preferite, ma comunque ci stanno perché sono belle asciutte, abbastanza calde, in realtà abbastanza calde. Io abbasso un po' il termosifone perché sto morendo di caldo. E quindi comunque ottime batterie, grazie mille per il video Giorgio. Adesso andiamo avanti con Gabriele da Cremona che è tornato. Gabriele è tornato, ricordo che da Cremona non è il cognome ma è l'ubicazione, e quindi vabbè. Allora, ho aperto il video e direi che un po' di cose da dire ci sono. Guardate che batteria. Quindi probabilmente il video che mi aveva già mandato era quello nel suo studietto a casa. Questo probabilmente sarà tipo la sala prove. Mamma mia che batteria. Parto subito perché sono curioso di sapere tutto. Quanta roba ha montata. Quanta roba ha montata. Andiamo. Vai pure Gabriele. Eccoci di nuovo qua, ciao a tutti gli iscritti e non al canale, ancora questo è un altro video, il secondo da Gabriele da Cremona, come nel caso del video della batteria casalinga, anche in questo ho deciso di non inquadrarmi per timidezza, certamente, e poi insomma vado un po' a braccio, vi ricordo che da Cremona non è il cognome esatto. dell'ubicazione geografica, questa batteria è quella che uso nella saletta Pro. E rido perché per chi non avesse visto il video in cui Gabriele c'era già, c'era stata un attimo questa cosa di Gabriele da Cremona che per me era diventato nome e cognome Gabriele da Cremona, questo era, no, per quello che ride che lui l'ha ripetuto di nuovo. Andiamo pure. Leggermente più ingombrante dell'altra perché poggia su una superficie di 2 tappeti, da 1,30 per 1,60, quindi mamma siamo circa mia. Sui 7 metri quadrati, esattamente come bellissima, l'altra, è Tamastar Classic Maple, finitura verde acquamarina, con tutti i fusti, la più piccola e la più grande prodotti in quell'epoca, quindi dall'8 al 24 tutti? Compreso. Piatti Zildjian, e adesso vediamo un po' più nel dettaglio come l'ho sistemata. Diverse, mi sa. Una batteria un po' Frankenstein perché l'ho presa nel corso degli anni da più acquirenti sparsi in tutta Italia, okay, frutto di anche di modifiche. Ho cambiato le pelli perché prima avevo un suono diverso, mi piaceva, usavo le pinstripe, adesso Remo Emperor sopra e Remo Ambassador sotto. Okay. Ho cambiato anche le pelli risonanti della cassa perché erano nere ma con una colorazione già scura di suo, vedete che con delle pelli bianche fa tutto un altro effetto, è un po' meno aggressiva, un po' meno metallosa. Come genere suono un po' di tutto tranne il metal troppo spinto, troppo veloce perché non mi piace. Ok. E nel corso degli anni ho cambiato vari setup, questo per il momento è quello definitivo col quale mi trovo meglio. Bellissimo. Perché lo trovo un giusto compromesso tra insomma comodità, funzionalità ed estetica. È bellissimo. Vediamo nel lato destro, per voi è sinistro ma dal punto di vista del seggiolino è destro, il settore percussioni, abbiamo la gong bass, un timpano da 15, qua si vedono gli octoban, tommino da 8 che è stato oggetto di un accorciamento perché era 8 per... Scusatemi, devo mettere silenzioso, è arrivato un messaggio. L'ho fatto diventare, mi sembra, 8x5, okay. Quindi i tiranti sono asimmetrici perché altrimenti toccavano tra di loro. L'ho fatto accorciare da un artigiano della zona, suona da Dio, non ne ha risentito il suono, ho avuto un po' di timore all'inizio, ma poi sono stato contento del risultato. Andiamo avanti con la cassa. Si vede che è tagliato, perché ad esempio qui, vedete qua il buchino,
è rimasto proprio giù in fondo, quindi di solito i buchini dei tom sono in centro, questo è rimasto giù perché è tagliato, però bel lavoro. Mi piace sempre quando fate queste cose, fai da te, che vi fate aiutare dagli amici per tagliare i tamburi, fate brigate, fate un po' di cose. Andiamo, scusa. Andiamo avanti con la cassa, quella della gamba sinistra che è più debole. Per compensare ho preso una 24, così esce un suono un attimino più potente. Il kickport, che controlla un po' il rimbalzo, poi i tom centrali 10, 12 e 13, 10x7, 12x8, 13x9 sono stati accorciati. Ecco, infatti Questi, cassa pensavo proprio principale con quello. la gamba destra da 22 con suo bel kickport, anche lei. Secondo Charleston, sopra Timpani, il ride, che bello, qua c'è un timpano, tutto tre timpani da perfetto, messo 14 perfetto. sospeso, poi 15, 16, 18 16, che poggiano con 18. le loro gambe a terra, quindi non ho ritenuto di accorciarli. Che bello il La timpano da centralina, 18. questo è uno Zoom Live Track L20 con 18 ingressi, li ho usati tutti, ho attaccato 18 E microfoni, rack, direi con tutta tama. sta roba. Ci spostiamo un attimo davanti, se ci Voglio posso ancora, vedere dovrei calare cosa si qualche chilo. prova a Comunque, sedersi su una vediamo dalla batteria così. Che postazione di guida. bello. Vi faccio vedere che si gode di un'ottima Vista. visuale. Faccio vedere anche una particolarità da sotto, spero che si veda che anche i rullanti sono sospesi per Ah, ok. Ah, attaccati avere al banco. maggiore libertà di movimento sotto nelle gambe e spazio, che non guasta mai. Quindi rivediamo il settore sinistro con le percussioni. Gong bass, Mamma mia, timpano bellissimo. 15, gli ottoman, il rullo principale della tama lo uso come secondario senza cordiera. Tondo 8, Chissà rullante, come quello fa ad arrivare uno al tra tondo parentesi 8. economico della tama, Pazzesco. di quelli che si trovano a 120-130 euro. Lo Ok. uso volutamente come principale, un po' per dimostrare anche a me stesso che anche con un rullante economico si possono ottenere dei bei risultati se Completamente sapientemente accordato d'accordo. e sistemato. Completamente Giusto degli d'accordo. accrocchi un po' per sistemare i sovratoni, i Sì. Salutiamo wambuca, 10, 12 e 13, Luciano di poi Buonbuca. 15, 16 e 18. Ah, 15, 16, I piatti, anche 18, quelli nel ok. corso degli anni li ho cambiati. Attualmente è un setup di Zildjian Avedis e misto anche con Avedis Custom. Perché Ok, quindi tutto Zildjian anni fa comunque. avevo il Zildjian K Custom Dark e poi nel corso degli anni mi sono proprio stufato del suono oscuro e ho preferito questi qui un attimino Ci più sta, brillanti, sia ci come sta. finitura sia come suono. Quindi Charleston Master Sound, quello seghettato sul bottom da 14. Un 17, splescettino da 6 più la campanina C'è da anche 7, il cembalino lì. quello è un 18 di quelli Ok, forati, l'FX. splescettino da 8, Rai da 20 ping, l'altro 16 della Altro serie FX. forellata custom, e questo non si vede Che dall'altro bello. lato perché è un China, ma è lo Swish Knocker da 22 con 20 rivetti. Che bello quello con i rivetti di Microfoni China. sono tutti quelli. Audix. Ne ho 18 della Audix, Mamma i mia. cavi sono alcuni della Proel, ma i principali li ho cambiati con i Sommer Cable Ok, e non poi i connettori conosco. Neutrik. Ah beh, Vediamo i due panoramici. ok. Ogni Charleston è dotato del suo microfono dedicato. Mamma mia. Sono tutti microfonati. Juan Tra Buca anche l'altro, qui alla appunto, cassa. la cosa bella dei microfoni, di come li hai messi, è che questo, ad esempio, come potete vedere, è molto sulla campana, quindi per avere un suono molto secco. Questo qua, se non sbaglio, non ricordo però. Dov'è il microfono di questo? Non lo trovo. Però non è proprio attaccato. Vedete che è qua il microfono, ma non è tanto sulla campana come prima, a parte per non rompere le scatole al cembalino qua, ma per avere un suono anche più caldo, perché più vai a mettere il microfono vicino alla campana, più avrai un suono secco. Charleston è dotato del suo microfono dedicato, sono tutti microfonati, Juan Buca anche qui alla cassa, ci sono dentro i... Cosa è successo? Aspettate, colpa mia o colpa sua? Colpa mia, problema con il video, lo faccio ripartire. Ok, non so cosa sia successo, ma funziona adesso, quindi andiamo. E soprattutto rimovibili perché voglio un Ah sì, stava setup. parlando dei kick damper, Sono quelli tutti di Juan Buca per la microfonati, cassa. Questo Juan Buca anche qui alla cassa, ci sono qua. dentro i cuscini della tama, accorgimenti minimi perché e soprattutto rimovibili perché voglio un setup
modificato leggermente il meno possibile, certo, anche reversibile, in modo che la mia concezione è di partire dal suono già equalizzato in quella partenza. È la cosa migliore. Quindi, i minimi accorgimenti, già io in partenza parto a suonare equalizzato, equilibrato, così poi in post produzione intervengo il meno possibile con degli, certo, effetti, e quello che si sente è il suono originale, quello è che vedete di fronte alla cosa, batteria degli altri ragazzi dell'altro gruppo, uh-huh, sta di fronte alla mia, leggermente più piccola, leggermente più ingombrante. Basta, siccome sto andando a braccio, magari mi viene in mente qualcosa più tardi. Se vi vengono in mente dubbi, domande, perplessità, ok, scrivetemi, che come nell'altro video vedrò di rispondere. Vado via dalla postazione. Ok, dovrei avere detto tutto. Un'ultima carrellata, bellissima, è comunque questa batteria, mamma alla mia prossima. Col seggiolino, tra l'altro, con il, ciao a tutti, l'appoggio da Gabriele da Cremona. Auguri e buone feste. Grazie mille Gabriele, veramente, per questo video, perché la batteria è fenomenale, cioè è fenomenale. Poi le batterie grandi da vedere così sono sempre bellissime, da suonare penso ti divertirai un sacco, sinceramente, perché comunque ti dà una possibilità di gamma sonora infinita in pratica. Mi piace veramente tanto i piatti, partendo dai piatti, vabbè, ovviamente a custom, quindi piatti bellissimi. Mi spiace tu sia passato da K ad A, però questa è una questione mia personale, perché a me piacciono di più i suoni scuri. Giustamente, come dicevi, i suoni scuri ti hanno un po' rotto le scatole, quindi volevi qualcosa di più probabilmente aggressivo e secco, e quindi sei passato da anche, giustamente. Per quanto riguarda la batteria, bellissima, mi piacerebbe provarla sinceramente, per sedermi e vedere che cosa si prova ad avere una batteria enorme a disposizione. Unica cosa che mi lascia dubbiosa è la questione cassa, che non lo so se mi lascia dubbioso o no, dovrei provarla, nel senso che avere due casse diverse, ma solamente per il fatto che il piede sinistro è più debole e quindi si ha una cassa più grande, non lo so, dovrei provarla, perché da un lato mi viene da pensare, quando suoni non hai lo stesso suono di cassa, ovviamente è impossibile perché sono due fusti diversi, dall'altra parte penso anche potrebbe essere una cosa che caratterizza quello che suoni, cioè avere due casse che fanno suoni un po' diversi, uno un po' più acuto, uno un po' più basso, e quindi non lo so, probabilmente avrei fatto un po' di prove, quindi sarei arrivato a una conclusione. Magari scrivicela qui sotto nei commenti. Ovviamente, come ha detto, ma questo vale per lui, ma vale per chiunque, se avete dubbi scrivete i commenti qui sotto, e se i ragazzi che hanno creato questi video vedono i commenti eccetera, vi rispondono, perché con i video loro io posso rispondervi, ma fino a un certo punto, perché poi alcune cose magari più tecniche eccetera non vi so dire. Quindi bellissima batteria, Gabriele, grazie mille. Adesso andiamo avanti con Aldo Paolo. Non mi apre il video oggi, ho qualche problema. Ok, ci siamo. Aldo Paolo di Casale Monf, quindi Casale Monferrato, siamo vicini abbastanza di casa, e vai Paolo con la tua Pearl, direi, vai. Ciao Luca, ciao a tutti, sono Aldo Mantovani da Casale Monferrato, ho 64 anni, okay, e da quando sono andato in pensione ho ripreso a suonare, grande, con molta gioia, grande, da solo e con amici, e mi diverto molto. Di questa è un po' la tua sala questa prove. È la saletta dove provo. Ok, infatti. Come potete vedere. Molto carina, con i contenitori delle uova. Abbiamo un che i contenitori delle uova, ragazzi, per me rimangono nel cuore, perché io ho studiato per anni nella mia saletta vecchia a casa dei miei genitori, in cui l'avevo, anzi in realtà più mio padre l'avevamo, facciamo così, va insieme, tutta di vita. Con contenitori delle uova verniciati di bianco, perché i contenitori normali non mi piacevano tanto, di quel grigino eccetera, e li avevano verniciati tutti di bianco, e lui si era messo lì, ne aveva messo uno per uno, io ne avrò messi 5 in tutto, perché all'epoca ero abbastanza giovane, e però i contenitori delle uova sempre apprezzati nelle sale prova. Una sala molto comoda di mano, e questa è la mia batteria.
una mitica World Series Pearl del 1987. Infatti qualche annetto ce l'ha. In ottimo stato, ancora con i fusti, quelli Power. Certo. E con fusti da 12-13. 22x16 la cassa, 12x10, 13x11, 16x16. Certo. Il rullante l'ho cambiato e ho preso uno stage custom Yamaha, che avevi consigliato tu, e devo dire che mi trovo molto bene. Quel rullante è compreso anche il seggiolino della Gibraltar, che mi ha cambiato la vita, è veramente comodissimo. Quelli lì sono veramente comodi. Questi sono i rullanti, suona di brutto. Il New Beat, a cui sono molto affezionato, della Zildjian. Okay, da 14. Un Crash Ride da 18 della Zildjian. Uh-huh. Due Crash della Sabian da 14 e 16, okay. E un Medium Ride Zildjian della, da 20. Ok, perfetto. Pelli Emperor, con Power Stroke sul rullante, Power Stroke e soldina, anche mazza. Sulla cassa, okay. E con la sordinatura Ring Remo. Che uso della Remo. Okay, il Crash Ride è da 18, lo tengo sulla sinistra perché mi è comodo, dato che molte figurazioni le faccio open e mi serve bene anche come ride sulla sinistra. Ok. Mi questo piacerebbe provare... Ciao. Ah, scusa, dico dopo. Ciao. Scusami, l'ho completamente stoppato nel momento in cui salutava. Ciao Aldo, grazie mille per il tuo video. Dicevo, mi piacerebbe in realtà provare qualche Crash Ride, perché sono sempre stato un po' scettico sui Crash Ride, perché gli ibridi così, dicevo, boh, non lo so, però, nel senso, o è Crash o è Ride, invece forse mi piacerebbe provarlo, adesso che sono un po' meno con la testa o è uno o è l'altro, adesso mi piace sperimentare un po', capire come funziona tutto, e quindi mi piacerebbe provarlo. Pensiamoci, intanto qui sotto nei commenti fatemi sapere se volete magari una recensione su alcuni Crash Ride, potrebbe starci. E allora, sicuramente bravo per aver deciso di ricominciare a suonare dopo tanti anni, adesso in pensione ricominciare a suonare, bravissimo, veramente una scelta ottima. E Pearl non la conosco, ma bella datata, mi piacerebbe sentirla in realtà per vedere come va, però sicuramente suona di brutto, se ne sono sicuro. Perché quelle Pearl lì datate, dopo anni hanno tirato sicuramente fuori un suono buono. E, ok, quindi andiamo avanti. Ultimo video della giornata. Chi manca? Leonardo. Leonardo Franco, devo dire che lo studio mi sembra già molto carino. Ah, quello a destra credo sia bugnato, solo che con la luce sembra blu, in realtà credo sia nero. È una mansarda questa, direi, con tanto di... palchetto fatto con credo tipo dei pallet, e vabbè, una Yamaha, vediamo, vai pure Leonardo. Ciao Luca, io ciao. Sono Leonardo, ho 13 anni e studio batteria. Ah, 13 anni. Oggi okay. Voglio farti vedere il mio set in cui dove suono, ecco. Bello questo studio. Innanzitutto voglio andare al conservatorio da grande, okay. E quindi ora faccio terza media e io dopo la terza media andrò al liceo musicale. Ah, grande, ovviamente. Grande. Bravissimo. Come piatti della batteria ci abbiamo tutti Past Formula 101. Ok, alcuni che ritornano. Abbiamo questo Crash della PST3, uh-huh. Il Splash della PST5. Abbiamo questo Crash della PST7, che è uno Crash bellissimo. E abbiamo anche questo Ride. Come pelli uso tutti Evans, direi. E qui abbiamo anche un attimo di spostamento. Vai tranquillo. La vai Evans, quella lì con il cerchio nero, ecco. Okay, uso anche il doppio pedale. Come misure dei fusti abbiamo l'altro da 14, uh-huh. Tom da 10-12 e Tim Core da 14, okay. La cassa da 20. Perfetto. Poi come diciamo aste uso tutti Yamaha, uh-huh. Il doppio pedale Pearl, okay. Abbiamo questa qui aste della Tamburo. Doppio pedale però, scusami, ma c'è un battente solo o sbaglio o non l'ho visto io? Ah no, ce ne sono due, scusami. Il doppio pedale Pearl. Abbiamo questa qui aste della Tamburo. Ok, ottimo, economica, ma funziona bene, devo dire, l'aste Tamburo. E questa sta qui della Tamburo. E ovviamente la batteria Yamaha Raiden.
Ok. Questo è tutto che il mio set poi te l'ho professionale, sul ecco. canale, tra non molto in Abbiamo realtà. un attimo di sgabuzzino, un po' di cose. Ok, un chissà cos'è pedale che non ho quello. più, una cassa. E poi abbiamo anche, come possiamo vedere, una, computer un, e mixer. Un PC portatile con un mixer che collega alla cassa, ovviamente quando okay. registro, ovviamente. Esatto, perfetto, perfetto. Grazie Luca, questo Grazie è mille il te. Mio set, che è davvero grande. Abbastanza, ti voglio direi che ti ringraziare per questa opportunità e ci vediamo in un altro video. Ciao! Ciao, ciao, grazie mille Leonardo. Allora, il ride così tra l'altro mi fa impazzire. Bellissimo questa cosa che il ride sembra che abbia un sorriso. E, allora, mi piacerebbe mi facessi sapere come ti trovi utilizzando e soprattutto perché utilizzi delle pelli diverse. Cioè il primo Tom ha una G2, questo il secondo ha un'idraulica, quindi sicuramente suonano in modo completamente diverso perché l'idraulica è come pelle è molto più stoppata, quindi vorrei capire perché, e in realtà è una scelta che ci sta, nel senso che io potrei fare una cosa del genere nel momento in cui mi servisse un set da rullante tom 1 e timpano. Quindi un tom e un timpano, dove gli metto le stesse pelli, e il tom in più metto una pelle diversa per avere magari una sonorità diversa quando voglio fare qualcosa di diverso. Quindi ottimo, batteria sicuramente bella grandina, soprattutto per i piatti, perché come fusti alla fine standard, ma di piatti hai un bel po' di roba, Charleston, due Crash, China, Splash e un Ride. Quindi ottimo, tornano i 101, che vediamo se si crea questo dibattito di nuovo tra i 101 e basta. Quindi ragazzi, io posso finire qua questo video reaction, questo nuovo video reaction. Voglio ringraziare come sempre tutti, e cioè Leonardo, Gabriele, Aldo Paolo, che non so quale sia il primo nome, ma lasciamoli tutti e due, Aldo Paolo e Giorgio, per avermi mandato questo video. Vi ricordo che se mi volete mandare un video potete farlo dal cellulare e fatelo in orizzontale se possibile, mi raccomando, così almeno si vede tutto meglio, perché altrimenti si vede un po' più piccolino. Vi ricordo assolutamente che mercoledì 17 alle 21:30 ci sarà una live gratuita di Filmer su Vibly. Qui sotto in descrizione vi lascio il link per iscrivervi, è completamente gratuita, basta iscriversi e poi potete entrare sulla live alle 21:30, magari arrivate 5 minuti prima così siete tranquilli, ma comunque noi partiremo precisi alle 21:30 e Phil parlerà del groove, delle fondamenta del groove, vi spiegherà un bel po' di cose sul groove e soprattutto potrete poi andare a fare delle domande proprio in live e lui risponderà subito alle vostre domande. Quindi con questo ragazzi chiudo qua il video, grazie mille ancora per avermi mandato i video, mandatemene altri perché questo format non finirà mai, e detto questo basta ragazzi, iscrivetevi al canale, cliccate campanellina, tutte cose, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.